Il lunedì di solito si parte con una nuova settimana e si inizia una nuova settimana lavorativa, no? A meno di turni strani che uno fa durante la settimana, diciamo che lunedì è il giorno in cui si parte e si ricomincia a lavorare. E allora la cosa migliore da fare è augurare un buon lavoro a tutti quanti, ma soprattutto ascoltare magari le buone notizie che arrivano dal mondo del lavoro, perché troppo spesso pensiamo che il mondo del lavoro sia un brutto posto in cui andare o ci siano solo cose brutte da raccontare. No, per fortuna il mondo del lavoro è un mondo variegato, ci sono anche tante belle cose da raccontare, tante belle notizie che arrivano grazie a chi? Grazie a Filippo Poletti, top voice di LinkedIn, che ogni lunedì, appunto, qui dalle frequenze di Crystal Radio ci augura il buon lavoro, ma che ogni giorno su LinkedIn racconta tutto quello che è il mondo del lavoro e tutte le belle notizie e le belle storie che lui trova. E quindi non mi resta che dire buon lavoro a te, Filippo Poletti! Buon lavoro a tutti. La prima parola della settimana è solidarietà. Protagonista è Nonno Sherpa. Siamo nel Forlivese, a Modigliana, un comune sommerso dal fango dell'alluvione. Nonno Sherpa vede che l'orto è pieno di fango e vuole toglierlo, ma non sa come fare da solo. Allora, nella sua mente, chiede aiuto a suo papà, scomparso nel 1946. Babbo, dammi una mano. In suo soccorso arrivano tanti volontari, anzi, come la chiama lui, una foresta di mani. Bellissima storia di solidarietà. È l'Italia che ci piace, appunto, l'Italia solidale che unisce le mani. La seconda parola chiave della settimana è inclusività. Customer care inclusivo dove? A IKEA. Grazie al nuovo servizio di video assistenza in lingua dei segni italiana, dedicato a chi? Alle persone con problemi di udito. Gli esperti di IKEA e gli interpreti del servizio Tellis saranno a disposizione da remoto per supportare i clienti che hanno appunto problemi di udito. Bell'esempio di come sia possibile superare le barriere. La terza e ultima parola chiave della settimana è creatività. Sono Margherita, ho 9 anni e mezzo e mangio sempre la pasta. Proprio oggi pensavo di crearne un nuovo tipo, i tappi di Pennarello. Inizia così la lettera di una bambina di Genova indirizzata alla Barilla. All'origine un sogno, quello di avere una pasta che tratta tenga più sugo. A risponderle è stato l'amministratore delegato di Barilla, Gianluca Di Tondo. Cara Margherita, ha scritto in una lettera, ti ringrazio per la bellissima idea. Ho passato la sfida ai miei colleghi che si occupano di ideare nuovi formati. Dopo qualche settimana, la sorpresa direttamente a casa di Margherita a Genova, ossia una scatola con la nuova tipologia di pasta. Dunque, dalla fantasia di Margherita alla realtà. E allora buon lavoro a tutti e buon ottobre a tutti.